È lunedì, questo vlog inizia da qui. Buongiorno, è lunedì mattina, sono alla pausa mattutina, pausa caffè. In realtà dovrei fare anche lo spuntino, adesso vediamo, magari mangio una mela. Stamattina ho lavorato a delle grafiche, adesso faccio questa piccola pausa, dopo mi metto a lavorare a degli ordini che sono arrivati, devo stampare un po' di cose, poi domani taglierò e rilegherò. Niente, come vedete io ho ancora l'herpes che mi ha, cioè sono forse 15 giorni che ce l'ho. In realtà sono riuscita a fermarlo quasi subito quando è arrivato, perché quando sento, io uso il tea tree oil per fermare l'herpes. Se riesco a metterlo non appena sento il pizzicore, l'herpes non si sviluppa proprio. Purtroppo questa volta ho cominciato a sentire il pizzicore ma ero fuori, e quindi ho messo il tea tree oil qualche ora dopo, quindi un po' si è sviluppato, quel tanto che basta per restare per giorni, anche se non brucia, però insomma è fastidioso all'estetica. Adesso sono 2 giorni che ho pensato di metterci la connettivina, non 2 giorni, da ieri in realtà è un giorno. E già con la connettivina stamattina si è staccata la crosticina, spero entro domani di riuscire ad eliminarlo del tutto. Infatti oggi mi sono truccata in questa maniera, cioè questo, tutto questo non è truccato, però sono in attesa del ciclo, quindi già mi vedo brutta di mio, mi vedo orrenda di mio con questo coso. Insomma, sto evitando di passare davanti agli specchi. Allora, ieri sono andata in giro, aspettate, bevo un po' di caffè altrimenti lo faccio pure raffreddare. Ieri sono andata in giro, sono andata al centro commerciale sperando di trovare qualcosa, ma giusto qualcosina agli sconti, tipo la maglia che avevo nel video che avete visto lunedì, quella del il video il What's in my bag, se non l'avete visto ve lo metto qui, l'avevo comprata in un negozio che si chiama Candida e l'avevo pagata 10,90 euro e c'erano tantissimi colori. Io al momento avevo preso solo quella del video che è sul viola e una nera. Avendola pagata a prezzo pieno 10,90, mi sono detta magari agli sconti la trovo 7 euro, cioè pubblicizzano il 50% di sconto, non ho calcolato il 50, ho detto però un 7 euro la dovrei trovare, magari ne prendo un paio perché sono molto morbide, mi piacciono, ne prendo un paio in colori diversi. Sono andata lì e costavano 9,90 euro scontate. Che sconti sono? E questo è solo l'esempio più lampante che riesco a farvi, perché è l'esempio di una cosa che avevo già comprato, ma a sensazione, a ricordo, e io mi ricordo bene, in tutti gli altri negozi era così, cioè pubblicizzavano 40-50% di sconto per poi alzare i prezzi tutti, una volta lo faceva solo qualcuno, e mettere prezzi che sono molto vicini, cioè che scalano tipo di 50 centesimi un euro rispetto al prezzo originale. È una grandissima truffa questi saldi ovunque, e quindi ho deciso di non comprare niente, tanto non mi serve niente, riesco a cambiarmi, quindi ciao, niente, ci risparmiamo i soldi. Ho comprato però Date Zenis, è la prima volta che sono entrata a Date Zenis in vita mia, non scontate, e non capisco perché, cioè, se non le sconti mo queste quando le devi scontare? Ho comprato 2 maglie termiche perché sabato e domenica sono morta di freddo. Mi sono detta mi compro 2 maglie termiche, vediamo se risolvo in questo modo, senza dovermi imbacuccare con cose molto larghe. Anche se ho comprato le 2 maglie termiche, oggi lo vedete come sono illuminata, è una giornata di sole pazzesca e non fa nemmeno freddo. Comunque sono tutte e due uguali, perché c'erano, allora c'era solo nera, viola, grigio e bianco, ma quel bianco giallino, bianco panna, che non mi piace per niente, bianco è bianco, non è bianco panna, quel bianco che poi con i lavaggi diventa ancora peggio, e quindi ho detto vabbè, me le prendo tutte e due nere, tanto devono stare sotto i maglioni e ciao. C'era anche col collo alto, ma col collo alto per le temperature che abbiamo qui mi sembrava esagerata, e quindi le ho prese con scollo rotondo, adesso non so se lo vedete, comunque vedete è qui, è rotondo, nere, taglia M, 2 uguali, pagate 12,90 euro l'una. Non capisco perché, cioè se non le metti in sconto ora le maglie termiche, quando? Mai.
Comunque, non mi sembra che ci fossero grandi sconti neppure da The Zenith, è un negozio nel quale non sono mai entrata, quindi non vi saprei dire, ma mi sembrava proprio che c'erano poche cose in sconto. E niente, è questo. Adesso io finisco la mia pausa, mi mangio una mela e me ne vado in craft room. Noi ci vediamo dopo. Buongiorno, ieri poi mi sono persa perché ho avuto una giornatina niente male. Adesso sono ritornata e in questo momento sto registrando con il nuovo setup per la registrazione. Vi faccio una ripresa con lo smartphone dal mio punto di vista, così vi faccio vedere tutta l'impostazione nuova. Potete vedere anche che ho rischiato di perdere un dito, ma adesso vi racconto. Niente, alla fine la staffa che avevo preso era sbagliata, però perché aveva l'attacco diverso per il cavalletto. Però sono riuscita a sistemare il tutto anche grazie all'aiuto di Francesco e adesso sto provando il microfono nuovo, che spero si senta bene, spero che non dia problemi. Perché altrimenti abbiamo fatto tutto per niente. Comunque, io sono molto molto contenta. Se il microfono va bene, sono ancora più contenta. Abbiamo fatto un passettino avanti su questo canale, il che non mi dispiace affatto. Questione di dito, ieri ho rischiato proprio di perderlo. Colpa della taglierina, quella grande. Io non so se ve l'avevo detto, ma qualche mese fa l'avevo cambiata. Ne ho presa una nuova perché quella non tagliava più, aveva la lama che dava fastidio, si era fatto un po' storto, insomma, ne ho presa una nuova e questa nuova non ha. È pericolosa. Perché è già la seconda volta che rischio il dito. Fortunatamente. La lama ieri è arrivata solo sull'unghia e quando ho sentito il taglio sono riuscita a spostarmi subito, altrimenti avrei perso un dito. E dici poi perché le aziende costano così tanto? No, scherzo, però è stato brutto. Adesso ho l'unghia mezza tagliata e non riesco a tirarla perché il taglio è parecchio giù, non è su. Insomma, prima o poi farò un vlog in cui sono senza un dito. Comunque, adesso ci rido perché è andata bene, però devo trovare un modo di stare un pochino più attenta. E niente, adesso mi metto a lavorare. Io stamattina sono le 8 e sono già pronta e vestita perché dovevo accompagnare mamma a farsi le analisi in ospedale, ma mannaggia a me che non ho guardato l'agenda, mi sono fidata di lei, era il giorno sbagliato, dobbiamo andare dopodomani. E niente, quindi sono già pronta, poco male perché stamattina devo andare a fare una spedizione, mi pare che ve l'avevo già detto ieri, quindi non appena apre vado a portare il pacco, così sono tranquilla. Credo che dopo andrò a fare un po' di spesa perché in casa non ho niente, niente, niente. Dovevo andare ieri lunedì, ma non mi è stato possibile. Poco male, così oggi alla Conad faccio più punti. Dai, adesso mi metto a lavorare, altrimenti cincischiando, cincischiando, questo tempo in più che ho a disposizione e che non dovevo avere, lo perdo. Noi ci vediamo dopo. Sono appena rientrata e sono andata a fare un po' di spesa. In realtà prima sono andata da Chiara, poi sono andata a fare un po' di spesa. Vi faccio vedere le cose che ho comprato. In realtà molto poche. Però non c'avevo testa, non ho fatto la lista. Boh, non lo so. Io lo so, anzi, c'era troppa gente. E quando c'è troppa gente mi scoccio. Allora, ho comprato 4 yogurt alla nocciola di Conad. Poi, praticamente sempre le stesse cose, una busta di insalata, questo ve lo faccio vedere dopo, questo è inutile che ve lo faccio vedere. Poi non c'era, io di solito prendo il pane affettato, poi congelo, porzione congelo, non c'era pane, era già finito. Ho preso i panini, adesso li taglierò a metà, li congelerò tagliati a metà perché una metà del panino più o meno la porzione di pane che devo mangiare a pranzo e a cena. Poi ho preso una confezione di tonno callipo. C'è altro qua? Sì, ho ripreso la melatonina anche se ancora non l'ho finita, però c'ero, me la sono ricordato, ho detto vabbè, la prendo. E poi ho preso tre buste, non una ma tre, di
Un attimo. A few moments later. Stavo dicendo prima dell'interruzione telefonica che ho preso le zuppe del casale di Findus. Questa è con farro e ceci. L'ho provata l'altro giorno e mi è piaciuta tantissimo. Oggi era in offerta e ne ho prese infatti 3 buste. E oggi mi faccio questa a pranzo. Avrei in realtà da farmi i ceci, perché quando mi faccio i ceci posso non fare il primo, nel senso che li mangio come primo. Però comunque oggi mi faccio questa. Buonissima, provatela. Come al solito, io registro e c'è qualcuno fuori dalla porta che fa casino. Avevo staccato sperando che la smettessero di urlare, ma a quanto pare non smettono. E quindi vi faccio vedere un'altra cosa, altre 2 cose, 3, che ho comprato. Allora, innanzitutto, come vi avevo detto nel video What's in my bag, sono andata a comprare gli elastici da mettere in borsa, perché oggi è martedì, ho lezione con le bambine e sicuramente qualcuno mi servirà. E poi, dato che c'ero dai cinesi, ho comprato 2 cornici, eccole qua, che stanno benissimo in camera da letto, perché avendo tolto la lampada che avevo in camera da letto, l'ho messa in craft room per fare da sfondo quando faccio i video, adesso c'ho lo spazio per metterci le foto di Chiara, dato che mamma le ha fatte stampare, adesso vado a fare proprio questa cosa. Quello che succede quando ci sono tecnologie nuove. Ho registrato un sacco di pezzi per questo vlog con il nuovo microfono, ma erano tutti settati male nel volume e quindi niente, sono andata per editare stamattina per portarmi avanti un po' con l'editing, ma non credo che riuscirò a recuperare qualcosa, perché tutto con un volume altissimo e si sente molto eco, quindi non so se è il microfono che fa pietà o se ero io che avevo impostato male. Adesso ho provato a cambiare le impostazioni, vediamo che ne viene fuori, vediamo se anche questo pezzo lo devo buttare. Dici, ma perché non fai le prove prima? È perché la giornata una è, cioè il tempo quello è. Comunque, avevo fatto uno svuoto alla spesa e non so se riuscirò a recuperarlo, cioè avevo fatto un pezzetto svuota la spesa per qui. Comunque mi sto facendo una zuppa, va, ve la faccio rivedere, poi nel caso che la state vedendo per la seconda volta mi perdonerete. Sto facendo la zuppa del casale di Findus, questa farro e ceci, che è buonissima. Infatti stamattina sono andata a fare la spesa e ne ho comprate 3 buste e adesso me ne sto facendo una per pranzo. In più, non ve l'avevo fatta vedere, ma sì, ho dovuto ricomprare alla fine la Dolce Gusto, l'ho presa da Troni qui perché mi stanno facendo esaurire con il telefono stamattina. Ho dovuto prenderla, cioè l'ho presa da Troni perché era in offerta e costava poco e ce l'avevo subito, dato che avevo già passato una giornata senza caffè. Purtroppo però, vi do una tips, se dovete comprare la Dolce Gusto e volete prendere la Mini Me, che è questo il modello mio, non prendete questa che è quella della De'Longhi, ma prendete quella della Krups, che ha i colori al contrario. Praticamente vedete qui c'è la parte davanti che è nera, quella della Krups ha la parte davanti grigia, perché fa il caffè 100 volte meglio, 100 volte meglio. Comunque mi abituerò anche a questa. Buongiorno, mercoledì mattina. Devo dire che oggi, alla fine di gennaio praticamente, è stato il primo giorno in cui ho fatto davvero fatica ad uscire dal letto perché sentivo un freddo pazzesco. E infatti è stata anche la prima mattina in cui, appena sveglio, ho dovuto accendere il riscaldamento perché fa parecchio freddo. E infatti è anche una bruttissima giornata, piove a dirotto, una di quelle giornate in cui dici ma quasi quasi non esco proprio e invece stamattina in realtà dovrei uscire, dovrei andare a comprare delle cose, ma vediamo, non lo so, tanto comunque ancora è presto. Devo dire che mi sono resa conto del fatto che avere il pollice destro infortunato, ecco, avere il pollice destro infortunato è davvero una grande rottura, perché non ci si pensa, ma quante cose non si possono fare se il pollice destro non ti funziona. Ieri è stata una giornata abbastanza complicata. Adesso devo andare un attimo a vedere. In realtà il fatto è che ho l'unghia tagliata
ho paura, tengo questo perché devo cercare di capire come fare, la devo tagliare, ma comunque più sotto. Insomma, oggi devo trovare il coraggio per capire come fare. Anche perché, fra l'altro, ho paura anche a mettere il solvente per togliere il semi permanente perché mi sa che mi faccio male. Insomma, è un po' complicato. Dopo vedo di trovare la soluzione. Comunque, niente. Stamattina ho già bevuto due caffè, ne vorrei un terzo, ma vorrei proprio aspettare un po'. Vediamo, intanto mi sto accontentando dell'acqua. Dovrei anche fare una lavatrice in realtà, ma so tempo, poi i panni mi restano per casa per 2 giorni. Non so se è meglio tenerli per casa o tenerli nel cesto delle cose sporche. Uff, vediamo. Dovrei anche cambiare le lenzuole in realtà, ma lì, anche lì lo stesso discorso. Non so che fare oggi, niente, non trovo la forza per iniziare. Dovrei anche buttare giù qualcosa per il video aggiornamento dieta. Ma sapete che c'è? Mi sa che è meglio che mi attivo. Vai, diamo un senso a questa giornata. Allora, io è da ieri che rifletto su una cosa e ho pensato che potrebbe essere uno spunto di riflessione carino da fare fra di noi. Io vi metto qui questo video che ho pubblicato ieri su TikTok. Vi invito, lo lascerò qua andare in loop, ma vi invito a fermare questo video che state guardando ora e a scrivere giù, se vi va, cosa vedete in questo video. È da ieri che rifletto su questo commento che è arrivato. Ora, a parte il fatto che non si dice andare a ritmo con le altre, ma si dice andare a tempo. A parte il fatto che io mi sono preposta da sempre, da quando ho iniziato a mostrarmi in video qui su YouTube, poi su Instagram, su TikTok, mi sono preposta di rispondere il meno possibile ai commenti idioti. Perché tante volte le persone cercano, cioè lasciano commenti di questo tipo in cerca di visibilità e attenzione, soprattutto su TikTok, dove c'è la possibilità di rispondere tramite video. Quindi mi sono proposta anche per la mia salute mentale di lasciar correre il più possibile quando arrivano certi commenti. Poi capita che a volte ti viene da rispondere, capita che a volte ti viene, magari al di fuori della piattaforma, come in questo caso, ti viene da dire facciamo una riflessione. La mia riflessione è questa. Perché vi ho chiesto di dire cosa vedete in questo video? Perché ho l'impressione che questa persona che ha lasciato il commento sia una di quelle persone, e difatti la cosa mi è confermata dal fatto che aprendo il suo profilo non si mostra mai in video, perché chi si mostra in video sa cosa vuol dire e quindi evita di farlo con gli altri, ma mi sa che è una di quelle persone che guarda i video e cerca il peletto nell'uovo, cerca il difetto in modo da poter poi scrivere giù tutto quello che gli passa per la testa. Ora, questo video è fatto di persone che vanno quasi tutte a tempo, ce n'è solo una, e quella persona è una persona che è affetta dalla sindrome di Alzheimer, spero che si dica così, comunque c'ha l'Alzheimer, ed è stata mandata dai suoi medici a fare un corso di ballo perché la aiuta tantissimo. Ha iniziato a venire da prima della pandemia a scuola, viene a scuola, viene l'estate a ballare in spiaggia, ed è vero che il ballo l'aiuta tantissimo. Ora, all'inizio io e Giorgio cercavamo di evitare di riprenderla quando facevamo i video, proprio perché sappiamo, proprio per difenderla da questi cretini. Però ci siamo resi conto che la signora capiva quando le dicevamo, tipo riprendevamo, le dicevamo vai, vai un po' più là. La signora capiva che noi non volevamo riprenderla. E ci siamo resi conto che questa per noi in realtà era una vittoria, perché significava e significa, perché ancora oggi se la spostiamo, lei un pochino resta stranita, però
perché lei deve prendere sempre il suo posto, sempre, sta sempre dietro, un passo indietro fra me e Giorgio, e dà sempre quel posto, in qualsiasi posto andiamo, in qualsiasi luogo balliamo, lei ha sempre quel posto perché evidentemente le fa da riferimento. Quindi quando la spostiamo si sente persa e capisce, siccome non la spostiamo mai a lezione, non le diciamo mai di andare in un altro posto, capisce. Che la stiamo spostando per non farla vedere e ci resta male. Il fatto che ci resti male, dicevo, per noi è una vittoria perché vuol dire che riusciamo in quel momento a farla essere presente alla lezione. Da lì abbiamo deciso: no, non importa, nei video, quando facciamo i video, la lasciamo senza dare troppa enfasi alla cosa, senza rispondere ai commenti. La maggior parte delle volte, almeno io, li cancello pure i commenti quando succede che arrivi qualche commento idiota. Però la mia riflessione è: ci rendiamo conto che quello che si vede qui su Instagram, su TikTok, sui social, non è mai quello che è realmente? Io mi chiedo se la persona del commento ricevesse, no, che me lo chiedo a fare, tanto non lo capirebbe, però no, se fosse nella vita reale, tu lo diresti? Cioè, tu persona stupida e becera, ti permetteresti mai di esprimere un commento su una cosa che non sai cos'è realmente? Cioè, a me viene voglia di rispondergli questa volta a questo, non per farlo capire a lui, ma per fargli fare proprio la figura di capito? Ecco perché gli hater proprio non hanno nessuna ragione di esistere, sono fuffa, sono niente, come cacca. No, anzi, la cacca la ragione di esistere ce l'ha. Ho appena caricato sul sito finalmente l'agenda Il mio benessere, che è l'agenda wellness che io stessa sto usando per la dieta. Ve l'ho già fatta vedere. Facciamo così, ve la metto qui. Vi ho già fatto vedere l'interno dell'agenda. In questa particolare occasione ho deciso di caricarla in tre modi diversi, cioè la potete acquistare sia come agenda a spirale, che è bellissima e secondo me resta sempre la migliore, sia come refill. Aspetta, io sono una creativa italiana, come ricariche per l'agenda d'anelli A5, e sia come file per la stampa, cioè voi comprate il file e poi ve la stampate da soli. Il link al mio shop è sempre giù. Io non ve lo ricordo ogni volta perché io quando vedo i video su YouTube che sono una continua pubblicità mi infastidisco, però questa è una pubblicità mia, non di aziende, quindi ogni tanto lo devo pure ricordare. Adesso posso dire che questa mattinata è stata abbastanza produttiva. Mi metto a editare questo video perché lo voglio chiudere prima di pranzo, di modo che poi pomeriggio, visto che vado a lavorare più tardi, posso andare a giocare un po' con la bimba. Che io ovviamente dico sempre vado a giocare con la bimba, però in realtà vado anche a far compagnia a mia sorella e a darle una mano perché ricordiamoci sempre. No, ricordiamoci sempre, me lo ricordo io, cioè è dura, lo devo dire, è dura. E dare una mano quando si può a una mamma, a una neomamma, è sempre, sempre, sempre importante. Eh sì, il mio discorso non è solo perché adesso sono diventata zia e credo, no, assolutamente, è proprio per i recenti fatti di cronaca di cui tutti, credo, abbiamo letto e sappiamo. E ci ritroviamo come al solito qui alla fine del video, davanti all'editing del video stesso, per i saluti finali. Questo vlog lo possiamo chiudere qui, vi ripeto, voglio chiuderlo prima di pranzo e ci siamo quasi. Io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!